Day after di Juventus-Napoli, non si placano le polemiche dopo la direzione arbitrale di ieri sera. Abbiamo intervistato alcuni tifosi in Piazza Castello per sapere cosa ne pensano della partita. Ma io ero proprio dietro la porta del portiere del Napoli e i rigori per me c'erano, indipendentemente dal fatto che poi sono juventino, però voglio dire, cerco di essere assolutamente imparziale. Tutti e due i rigori sacrosanti, solari diciamo. Può darsi. Lui stava in curva sud. Io ero in curva sud, quindi l'ho visto. Il rigore c'era, però non fa niente. Si è ritirato fuori addirittura l'episodio Giuliano Ronaldo. Sì, pure il gol di Durone era regolare, quindi di che cosa vogliamo parlare? Sì, vabbè, se dobbiamo tirare fuori gli episodi ci sono in tutte le partite. Bisogna capire che gli errori ci sono, fare come all'estero, che c'è la cultura sportiva che è finita la partita, si pensa già alla prossima partita. Le polemiche ci può stare dire la propria, si dice la propria e poi basta, il giorno dopo comincia un altro campionato. Invece piani stay, già andà la premiazione della Supercoppa che non si sono presentati, si capisce lo stile. Stile Sabaudo non ce l'hanno tutti. Polemiche inutili fatte da squadre che non sempre sono pronte a perdere, anche di fronte all'evidenza di una superiorità lampante. Ogni volta che c'è una partita contro la Juventus c'è sempre qualcosa da dire, scudetti, partiti, rigori, è sempre così perché è la più forte. Allora, io sono tifoso del Napoli, penso che l'arbitraggio sia stato un po' casalingo, ma sinceramente i toni della società a Napoli sono stati eccessivi. La Juventus è stata superiore, se poi nel secondo tempo avessero dato il rigore ad Albiol sarebbe cambiata la partita, ma l'approccio della società a Napoli non mi piace, pur essendo tifoso, non credo che quelli siano i toni giusti.